sono i processi produttivi per ricavare tannino dal legno degli alberi di castagno? Come si produce pellet naturale dalla lavorazione del legno esausto? Lo scopriamo con Ledoga. Parte del gruppo Silva Team, Ledoga è leader di settore con un market share del 60% e una produzione di circa 15.000 tonnellate all'anno di estratto, che viene utilizzato principalmente nella realizzazione di suole per calzature di alta qualità. A San Michele Mondovì, Silva Team ha stabilito da anni la propria sede direzionale, in una posizione che, ai piedi delle Alpi, consente un facile approvvigionamento del pregiato legname piemontese. Proprio presso questa sede si svolgono le attività di lavorazione del legno di castagno esausto, residuato dall'estrazione dei tannini, in pellet da riscaldamento 100% naturale, classe A1, con ceneri inferiori allo 0,7%, con potere calorifico di 4,6 kWh su chilogrammo, senza agenti leganti e sbiancanti aggiunti. Raggiungiamo l'ingegner Vieno per capire come si è inserita la cogenerazione all'interno dello stabilimento di Ledoga. Cosa ha spinto Ledoga a scegliere la cogenerazione? Dunque, Ledoga è un grosso consumatore sia di energia elettrica che di energia termica e il costo dell'energia incide per circa il 25% sul costo totale del prodotto. L'intervento e la riduzione del costo sull'energia comporta quindi un beneficio dal punto di vista commerciale specialmente ed essere più competitivi sui mercati. Quali processi produttivi all'interno della vostra azienda necessitano di maggiori quantitativi di energia elettrica e termica? L'energia elettrica consumata dalle DOG è circa il 70% del nostro fabbisogno totale, mentre Silva Chimica utilizza il 30%. L'energia termica invece utilizzata dalle DOG è il 60% e il 40% da Silva Chimica. Il più grosso utilizzatore di energia termica è il reparto tannino. Perché avete scelto di installare l'impianto nella soluzione in building e come si è integrato questo impianto all'interno del vostro stabilimento? La soluzione è stata scelta di installare il motore all'interno della vecchia centrale che è baricentrica rispetto allo stabilimento. Questo ha comportato un'ottimizzazione sia dei collegamenti elettrici e termici in quanto già esistenti, ottimizzando quindi l'investimento. Il motore ha una potenza di 2700 kW e copre quasi totalmente il fabbisogno dello stabilimento, Silva Chimica più Ledoga. Ed inoltre abbiamo verificato in 2 mesi di funzionamento che abbiamo raggiunto un rendimento complessivo di circa il 95%. Così composto, il 44% di rendimento elettrico e il 51% di rendimento termico. L'energia termica del motore viene utilizzata nell'essiccatore dei pellet e nel reparto tannino. Che vantaggi ha ottenuto Ledoga? Beh, il vantaggio è sicuramente un vantaggio economico, riducendo il costo dell'energia da oltre il 10%. E quindi un vantaggio di competitività sui mercati, in quanto possiamo praticamente, riducendo i costi di produzione, competere meglio sui mercati. Un ulteriore vantaggio è stato quello della riduzione del CO2 immesso in atmosfera. Noi abbiamo una riduzione di circa 5.000 tonnellate all'anno rispetto a un impianto tradizionale e inoltre l'emissione sia di NOx sia di CO sono circa un quarto dei valori autorizzati.